Luciano, ci ha fatto i vecchiosi bastanti! Dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata. Vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste lei sta protestando perché non ce la faccio più. Mi devono dare un lavoro, mi devono aiutare, perché a me si sono prese a mia figlia, perché non tengo una casa. Sto dormendo già uno scandinato con topi, zoccoli. Non tengo niente da mangiare. Tengo il problema del diabete. Uno mi vede bella grossa e perché è costituzione. Io per far tenere la glicemia normale sto piando l'acqua e zucchero, perché se no io sbatto a terra. La prima cosa voglio il lavoro, mandare un lavoro per mio marito e altrettanto per me. Qual è stato? Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Si sono presi a mia figlia sti bastardi e me la devono ridare a mia figlia. Me la devono ridare perché è mia figlia, non la loro. Invece di dare un lavoro cercano a prendere la mia figlia sti bastardi. I servizi sociali quanto ci hanno messo per toglierle sua figlia? Un paio d'ore me l'hanno tolta, un paio d'ore! In presenza di mia, io devo dire a mia figlia in presenza di mia madre! Ma che sono fatti da criminali? Ma che sono? Drago, faccio la puttana, non la faccio questo! Non l'ho mai fatto! E poi devo vedere agli zingari che danno 1500 euro al mese! E poi gli fanno anche le case agli zingari! Ai nomadi! Avranno anche le case! E noi che siamo cittadini della ma non mi sono scandinato! Ma volimo fornì! Basta, la devono finire, ci devono aiutare! Hanno voluto questo e ci devono aiutare! L'istituzione ci devono aiutare! Basta! Perché non vi aiutano? Perché restano in disparte? Hanno chiuso le porte in faccia! Ci hanno chiuso le porte in faccia! Io sono andata con mia figlia, il sindaco mi ha chiuso le porte in faccia con una bimba di 5 anni! Non posso fare niente! E quelli mi arrestano, se no lo arrestavano, se mi aiutavano! Signor sindaco, come mettetemi dentro un albergo! No, no, quelli mi arrestano, però quegli altri danni all'albergo l'avete messo, ci avete dato 1500 euro. E quelli sono casi particolari. E che sto domani mezzo alla mia, per me non è un caso particolare. Non sto mangiando niente, per nutrirmi con l'acqua e zucchero, ma non siamo arrivati. Lei denuncia il fatto che non c'è stato proprio aiuto da parte delle... No, no, non c'è stato nessun aiuto, solo le porte in faccia. E io non ce la faccio più. Mi devono aiutare, perché sennò io faccio una stronzata. Però mi tiro pure a loro, non è che me la faccio solo io. Perché se faccio una stronzata, scusate del termine, scusatemi, perché sto incazzata nera. Mi porto anche il sindaco appresso a me. Il sindaco morirà insieme a me. Perché non gliela do la soddisfazione di mettermi o su, per esempio, su una finestra e buttarmi giù. Io mi tiro anche al sindaco con me. Perché niente per me e niente per te. Basta, mo' mi devono aiutare. Un po' stamattina sono andata al sindaco, non mi ha pensato. Ho detto, signor sindaco, si sono presi a mia figlia. Sapete che mi ha risposto il sindaco? Hanno fatto bene, hanno fatto il loro lavoro. Quindi si è giustificato il sindaco? Cioè provi a prenderlo? Non lo so, cioè io sono rimasta, non sapevo come, che mio marito ha detto che devo fare la giavattro. A cosa siamo arrivati in Italia? Che siamo guaiati, siamo rovinati, non ci pensano. Ma è possibile che la gente straniera devono venire qua, vengono dati 30.000 euro al giorno agli stranieri, 30.000 euro al giorno per mantenerli. Ma perché non mettete a me 30 euro io, che sono cittadinanza italiana? Che teniamo lo stesso sangue, che sono italiana. Perché alla gente straniera gli danno tutti questi soldi? Ma se andiamo a pensare loro ci aiutano, loro ce ne cacciano. E noi invece no, ce li teniamo, ce li tiriamo. E ce l'hanno 30 euro al giorno. Che ne pensate di quello che sta accadendo questa sera? No, ma guarda, sono straniero pure io, no? Io sono un ragazzo polacco, però secondo me è una cosa giusta. Perché se mi ritroverei in paese mio, in Polonia, con tutti questi stranieri che li trattano meglio di me, cioè mi incazzerei, capito? Cioè, quindi credo che sia una cosa giustissima, anche essendo un straniero io.
perché cioè, l'Italia deve mettere al primo posto gli italiani, dopo tutto il resto, i zingari, i rumeni, i polacchi e tutti quanti. Quindi... Ecco, lei ha detto che non è italiano, ma potrebbe mai succedere una situazione simile all'estero? Stiamo vedendo l'Ucraina protesta costantemente contro ciò che vuole fare il governo. Perché in Italia non si fa questo passo a suo parere? Ma perché non c'è bisogno ancora? Lì c'è un'altra situazione, c'è la corruzione, c'è tutto quanto. Quindi qui no, vabbè, si sta ancora bene. Dopo quello di questa sera, secondo lei si sta ancora bene in Italia? Ma non credo che cambierà qualcosa, Lei cosa ne pensa di tutto quello che sta succedendo a queste famiglie che stanno protestando stasera qui? Io non penso niente. Non penso proprio che fanno buono. Cosa è una rivolta che sta succedendo? Non c'è la voce, niente. Niente proprio. Perché lo Stato resta in disparte rispetto a certe problematiche? Che pensi ai cazzi suoi in abbandonamento, però mi pigli te responsabilità. Poi quando vanno essere ricci un bagaglio ci pure a Rostanna. Non è che proprio conosciuto. Posso non avere come ho fatto 96, come quando mi vuoi a benzina ancora il mappicciai, ci faccio rinata a volte. Sono in una casa che pago 4,50 al mese. Poi mettici la luce, mettici il gas, mettici tutto cose. E voglio vedere con 7,50 al mese che pigli. Che faccio? Facendo questo gesto nel 96, cosa ha ottenuto effettivamente dalle istituzioni? Sì, aveva la pensione, perché erano 4 anni che già non mi letto la pensione. E diciamo che la benzina con la mappa. Il problema, noi sono preso 4 bambini, il 2004 sono passati 10 anni, non ce l'hanno fatto più vedere, dicendo che noi non stavamo bene di salute, va bene? Non ci hanno dato un sussidio, non ci hanno dato, non ci pensano nessuno. Noi abitiamo nelle vele, che c'è l'amianto e c'è tutto, e noi non possiamo mangiare. Questo comporta anche parecchi tumori per le persone che... Esatto, io c'ho problema alla colocisto, c'ho gli artrosi, c'ho la tiroide. Che sostegno le viene dato dalla sanità? Proprio, nessuno ci ha mai dato un sostegno. E i vigili urbani, quando io cerco la carità vicino alla macchina come parcheggio, mi fanno i verbali e mi hanno riempito di verbali. E noi come andiamo avanti, a mia moglie? Senza soldi. Le medicine ci ce le comprano. La moglie è malata? Pure mia moglie, ma c'ha l'ernia disca. C'ha i denti, ha perso tutti i denti per via della vita. Tutti i denti, tutta l'umidità che c'è. E mancanza di calcio. Va bene? Per questo comunque non viene dato nessun sostegno, lei denuncia questo? Denuncio questo, nessun sostegno a noi. Siamo abbandonati dagli uomini e da Dio. Ma secondo lei come dovrebbe intervenire l'istituzione che deve operare? Aiutandoci, e come? Quando? Come e quando? Avete presentato numerosi esposti riguardo alla vostra situazione? Sì, al sindaco ci ho dato la lettera scritta con tutti i miei problemi e non se ne è fregato proprio. Il sindaco non è intervenuto? Non è intervenuto. Dal 20 febbraio, ce l'ho dato il 20 febbraio una lettera. Poi tutta la municipalità che c'è a Scambia mi conoscono tutti. Che sto lì a chiedere la carità e nessuno se ne frega. Da quanti anni vive in questa situazione lei? Sono 14 anni. Però che sto con mia moglie nella vela sono 14 anni che nessuno ci aiuta e io non ho mai lavorato. Cosa vuole dire come messaggio finale a chi dovrebbe intervenire su questo problema? Che ci devono aiutare, a più presto è possibile. Se no non ci muoviamo da qua. Allora, io non è che sono di qua, sono per l'italiana, abito qua, però io do ragione alla signora perché il comune di Napoli si dovrebbe interessare per tutti quelli che sono fuori e ci tolgono i figli, a me pure due me ne hanno levati, però la terza non ci sono arrivati, però io do ragione alla signora perché il comune di Napoli, accanto di fare entrare a tutti questi stranieri, li dovrebbero cacciare via perché non se ne può più, che ammazzano, che rubano, scippano, vanno a rapire. E tutto questo non è giusto però. Il comune dovrebbe fare un'eccezione per dare aiuto a queste persone che hanno più di bisogno, non che fanno entrare più extracomunitari. Perché io capisco quello che succede in una famiglia. Io ne ho lavati due, però quella signora non è giusto che in 5 minuti vanno a lavare i figli. No. I zingari se la passano belle, tranquille, con le ali e i figli glieli lasciano, che stanno in mezzo alla strada e mettono
e mettono i figli e pure la mamma va a domandare, ma questo com'è, questo con città giusto è, questi siamo le persone civili stanno, no, il comune si dovrebbe interessare e io ho ragione alla signora. Allora, scusatemi, quello di questa sera è solo, diciamo, un esempio eclatante, però ci sono tante famiglie che restano anche in silenzio dinanzi al problema e non possono protestare, non... Allora io no, certo, sono di Palermo, però capisco quello che succede qua a Napoli, è già da 13 anni che abito qua, però ne vedo di tanti tipi, algerini, filippini, marocchini, pure negri e pure cinesi. E allora tutto quello che succede qua se lo pigliano loro e poi le aziende, la fabbrica e tutte le persone che sono nelle fabbriche chiudono per colpa loro, perché la crisi che ci sta qua non va bene, non mi interessa. Quelli che ci stanno qua non si interessano un cavolo, scusando la frase. E qua chiude il discorso, scusate. All'interno di questa bottiglia. Acqua e zucchero. Capito? Acqua e zucchero. Più acqua che zucchero. Ah, vivo con acqua e zucchero. Più ecco qua, vedi? Più acqua che zucchero. Cosa vorrebbe dire a chi effettivamente se ne sta lavando le mani di tutto questo? A tutto, a tutto, a tutto e a tutti. Sono andato dal sindaco con mia figlia e mi ha rifiutato, mi ha chiuso le porte in faccia. Sono andato stamattina e lo stesso, non mi ha parlato, non mi ha guardato neanche, non mi ha salutato neanche. Non ce l'ho posto, non è il momento adesso. Quando è il momento secondo te? Lo so, questo lo devono sapere loro. Non ce la faccio più. C'ho mia moglie che è diabetica e non ci posso comprare le medicine. Gli ho fatto le ultime analisi. Ha detto un medico, c'è una morte che cammina, io non ce la faccio più. Vorrei parlare con il sindaco dei magistri, può darsi che lui mi aiuta, non lo so. Ma questa è la verità di tante famiglie di Napoli? Sì, sì. Questa è la verità. Tutti, stanno tutti così, però non scendono in campo a fare come facciamo noi, come stiamo facendo noi adesso. Diamo un messaggio a queste persone affinché intervengano anche loro come state facendo. Non vi vergognate, scendete come stiamo facendo noi, vogliamo la forza, l'unione fa la forza, non vi vergognate. Mi sto facendo intervistare perché non devono capire che noi siamo stanchi, siamo stufi, ci prendono in giro tutta la sera in televisione, tutta la sera ci fanno dello spread, il deficit, noi vogliamo i fatti, non le chiacchiere, la gente disoccupata non ce la fa più, io sono un pensionato, ma c'è sta gente che non ti arriva a fine mese, ci sta gente, amici miei, che hanno avuto la lettera di licenziamento, sono qua presenti da un giorno all'altro. Questo dovete pubblicare, a questo siamo arrivati, guardate, non sono un attore, sono un socio, sono un padre che ha avuto una vita vissuta, sacrificata, ma non credo più nello Stato, nelle istituzioni, non credo più a nessuno, credetemi. Ve lo dico come un fratello, come un figlio, non vi vergognate, non c'è niente da vergognare. In un contesto simile, com'è possibile dare un futuro ai propri figli? In questo momento non ci può dare il futuro, non c'è per noi e non c'è neanche per i nostri figli. Allora, ci troviamo qui sempre a Piazza Garibaldi, naturalmente, Pino Grazioli, abbiamo ancora un'altra persona che testimonia sicuramente il disagio che vive ancora l'Italia, giustamente, giusto? Lei si chiama? Francesco. Francesco, il disagio lo sta guardando qui, queste persone disagie, questo è il problema sociale in Campania. Però le autorità stanno facendo il loro dovere, tanti arresti, anche la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato stanno facendo tanti arresti. Solo questo. Però dovrebbero essere un poco più presenti, giusto? Perché ci sono troppi imbrogli. Dovrebbe essere molto presente. E i cittadini, brave persone, purtroppo soffrono ancora oggi in Italia, soprattutto qui in Campania, che viviamo in uno stato veramente di degrado su tutto, perché ci sono famiglie che non possono mangiare. Ma adesso è aumentato qualche anno da questa parte, è aumentato la crisi che non voluta da noi più stato diciamo il ceto più debole, no? Dalla classe operaia, disoccupata, è voluto dai signori che stanno al potere, di tutte le destra, sinistra, centro, loro purtroppo pensano soltanto alla loro borghesia, al loro potere.
potere, agli stipendi d'oro e i dirigenti che nelle funzioni pubbliche prendono tanti soldi, no? E nessuno si vuole togliere qualcosa. E che lavoro fa lei? Io adesso faccio parte dei precari bros disoccupati e quindi la regione Campania, il signor Caldoro, quindi ci ha tolto quelle 500-600 euro che prendevamo, no? E quindi faccio parte anche io di questi poveri, diciamo così. Quindi lei fa parte di questi poveri, dovrebbe essere seduto libero? Sì, mi siedo anche io là. Vi ringrazio, allora lei si siede. Sì. Allora noi invitiamo alle istituzioni che fanno qualcosa, soprattutto per queste famiglie, sì. Perché noi vediamo che ci sono 4 famiglie qui sedute a terra, ma in tutta la Campania ce ne sono quasi 1 milione e mezzo. Non ho vergogna, tutti questi abiti che ho io, non me li posso comprare, me li regalano in famiglia. Dove mia moglie va a fare qualche servizio a qualche signora e ci dà qualche cosa, io non posso comprare niente. Quindi questa è una vergogna, i politici dovrebbero vergognare, però purtroppo non si vergognano loro, no, fanno finta di non vedere perché stanno nei salotti troppo comodi. Allora quelle patrone invece di prendere 15, 20, 30 mila euro al mese prendessero molto di meno, vede che quelle là che si sedessero per prendere molto di meno farebbero qualcosa per il paese, ma siccome loro pensano soltanto al potere, ai soldi. Allora, siamo qui ancora con una reale testimonianza, comunque abbiamo attivato già anche delle autorità perché siano presenti sul posto e che abbiano finalmente una risposta a centinaia e centinaia di casi gravi. Adesso presentiamo un'altra testimonianza, lei si chiama? Sono il signor Benedetto. Benedetto, allora cosa c'è da dire, Benedetto? Volevo dire soltanto due paroline. Ormai siamo arrivati a un punto che stiamo toccando l'apice. Quindi siamo. Come? Stiamo toccando l'apice vedendo queste situazioni. Io stasera ho portato un po' di mangiare a queste persone perché comunque io ho un lavoro ancora, però voglio che tante persone, tanti altri riescano a lavorare come lavoriamo anche un briciolo noi, quindi finiremo anche noi poi dopo di lavorare. Che aspettiamo più? Io comincio a pensare un pochino diverso, voglio dire, non voglio incitare il popolo. Non voglio incitare il popolo, ma incominciano a venire, mi balenano venti di rivoluzione, ma non rivoluzione, attenzione, rompiamo le macchine, ci vuole una cosa. Quello danneggerebbe l'immagine di Napoli paziente, ancora. Perché Napoli è anche nostra, Napoli siamo noi anche. Il discorso è questo qua, ci vuole una cosa mirata, basta. Montecitorio, 1 milione di persone, perché io non voglio fare la fine delle Brigate Rosse, praticamente 1 milione di persone, e i signori da solo a Montecitorio devono scappare via, perché è inutile dire che prendono ormai le pensioni, lo sappiamo, ormai i media ci hanno informato troppo bene. È inutile infatti dire Napoli è una polveriera, Napoli sta per esplodere, no, Napoli dimostra ancora una volta pazienza, tolleranza, ma è un momento tragico e finale. E il signor Benedetto ci diceva siamo all'apice, ma l'apice lo raggiungiamo ogni giorno, noi con le televisioni appunto e con le camere di TV Paradise siamo sempre presenti nella cronaca, Striscia Napoli è sempre presente ovunque, però dico una cosa, è importante che questo messaggio adesso più che mai arrivi al nostro caro sindaco De Magistris, che appellandoci un po' anche alla sua sensibilità della precedente carriera, quella di magistrato, dove chiaramente doveva accusare o giustificare dei casi, questi io penso che non siano più casi giustificabili, qui c'è una mala sanità, c'è una mala informazione, una cattiva giustizia verso queste persone che poi si vedono agli ultimi momenti esasperati. Volevo aggiungere l'ultima cosa, sì. Allora a me mi rode il cuore vedendo queste persone che sono comunque, è un fatto nostro, sono italiani come noi, sono napoletani come noi, quindi non ce l'ho con gli ex comunitari perché comunque io ho una famiglia multietnica, però chi va fuori dal proprio paese si deve anche prendere le sue responsabilità, chiaramente, però vedere oggi gli italiani che versano in questo, noi siamo italiani, che versano in queste condizioni, signori miei, non lo so, fate voi, perché fra poco noi ci organizziamo, quindi questo è un messaggio forte.
è un messaggio forte. Venga. Ce ne sono migliaia a Napoli di queste persone, in tutta Italia, parliamo di Napoli, ce ne sono migliaia di queste persone, purtroppo molte hanno vergogna pure di farsi vedere in televisione, e stanno abbandonate, se vanno nella stazione, c'è gente che dorme nella stazione di là, io poco fa sono uscito dal treno, c'è gente che dorme dietro la stazione. C'è veramente una popolazione. E non se ne frega proprio. Pensano soltanto alle poltrone, come se si devono candidare. Sta arrivando un punto di conclusione tutto. Abbiamo toccato un po' tutto, la mala sanità e tutto. Io penso che dalla regia di Pino Grazioli senz'altro uscirà un messaggio al comune di Napoli, alle autorità e soprattutto al sindaco, che più che mai ora deve dare la sua immagine. Grazie Pino, grazie a voi, va bene. Mandiamo questo messaggio forte a tutte le persone che hanno bisogno. Certo, potrebbe essere anche un invito a incontrarsi più volte e più persone, magari nello stesso punto, e poi non è quello che appunto ci si auspicava, ma noi dobbiamo mantenere un messaggio senz'altro forte e saremo sempre vicino a queste persone, perché noi facciamo cronaca, la cronaca della nostra bella Napoli. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada, il mondo si è fermato in questa splendida giornata. E lui o non può, stamattina mi ha scettato su, adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vado a fornire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielino, se dormo un po' pochetto, non sapevo le problemi, non sapevo chi si scemo, non sapevo capire, rotto c'è un po' da volere. Bacio a mamma mia, già fanno dei fei servizi, la principessa la miseria, mi sono muta su ciunizzi. Barata piccolina, che non suona, se realizza, ti cancellasse tutte le rughe e tutte le cose triste. Hey. Hey, dimentica di andare fuori per lavoro, le nuove aziende fioriranno nel tuo territorio. Dimentica le banche, li presteremo noi a loro. Zero padroni, gli ruberemo il trono, non c'è la fila allo sportello. E come? Se tifi un'altra squadra sei lo stesso mio fratello. Fate l'amore invece di impugnare quel coltello. La violenza è stata sempre il metodo di chi non ha cervello. Tagliate quella linea che divide nord e sud, guarda il cielo per cercare chi purtroppo non c'è più. È un giorno nuovo anche per loro, e son sicuro che un sorriso l'ho strappato pure a voi lassù. E lui o non può, stamattina mi ha scettato solo, adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vado a fornire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielino, se dormo un po' pochetto, non sapevo le problemi, non sapevo chi si scemo, non sapevo capire, rotto c'è un po' da volere. E lui o non può. And we on the boat, and we on the boat, and we on the boat, and we on the boat. Stamattina mi ha scettato solo, adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vado a fornire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielino, se dormo un po' pochetto, non sapevo le problemi, non sapevo chi si scemo, non sapevo capire, rotto c'è un po' da volere. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. A mio zig si scende a matina, a gennaio che ha avuto creature, e pisciaiole, fruttaiole. Allora, ancora per i telespettatori di TV Paradise, un momento triste di Napoli che lotta, di Napoli che cerca sempre di avere
la grinta per affrontare questi problemi. Qui abbiamo alcune testimonianze molto forti, molto di gente umile che a momenti neanche voleva lasciare questa dichiarazione e si è convinta proprio come sfogo a dire la sua, perché domani forse proprio in famiglia sua possano vedere, capire e sentire quello che lui in famiglia non dice. È un commerciante, un ex commerciante, mi corregge, perché ormai tutta la sua azienda è finita, erano ricambi d'auto, ci racconti tutto. Era un commerciante da 50 anni, e sono 3-4 anni che ho chiuso i negozi e mi sto litigando con me perché la sera non si può mangiare, non si può fare niente, il governo non ci aiuta, ci ha distrutto. Vergognatevi, vi devo solo vergognare di questo. Adesso cosa stai facendo per sopravvivere a questi momenti? È un altro bello articolo, mentre gli ombrelli, i virgini me ne cacciano, gli accendini e me ne cacciano, è una vergogna, e non prendi 5-6 euro al giorno di guadagno. E stasera ho litigato anche con mia moglie perché non c'era niente da mangiare. Questi signori sono i veri drammi della Napoli. E non c'è nemmeno la casa per andare a dormire. E adesso sono anche uno senza timore e c'ho la carta in tasca. Allora, qui non può andare avanti così. Troppi giorni, troppi mesi, troppi momenti tragici portano questa gente all'esasperazione. Quindi abbiamo un'altra grave testimonianza. Comunque io voglio dire una cosa, come siamo a Napoli, siamo veramente rovinatissimi, perché questa gente non è da oggi che è rovinata così, è da 10 anni, giorno per giorno, è come una casa che scorre, diciamo. Ci fanno morire per strada, non ci danno un aiuto. Chi nasce povero a Napoli muore povero. Così è la situazione. Queste sono parole del napoletano, parole della strada, parola diciamo vera, sentita e sofferta. Io adesso mi rivolgo a quei politici. Si parla e Napoli deve sentire il decreto salva Roma. Ma cosa vuol dire questo decreto salva Roma? Qui o salviamo tutte le città che realmente affrontano quotidianamente questi problemi o stiamo fuori pista. Ci sono delle persone non idonee a gestire questi problemi. Basta, prima che sia troppo tardi, perché la gente è stanca. Quindi impegniamoci, e noi attraverso le nostre camere, le nostre televisioni, i nostri messaggi. Ringrazio sempre Pino Graziali, che è sempre sul punto più cruciale, sul punto dove lo chiamano. Lui è lì con le nostre telecamere e io a loro e ai telespettatori dirigo questa amarezza. Questa amarezza non deve più esistere. Che venga una sola volta sulla piazza il nostro caro sindaco e capisca. Sta dormendo a quest'ora. Perché Napoli l'ha amato. Napoli l'ha amato. Voglio dire, sostengo queste persone umanamente, soprattutto perché qua si parla di umanità. Io voglio dire una cosa: queste famiglie che non riescono, come si sente un uomo che ha lavorato per tanti anni, aveva un negozio, poi dopo perde il lavoro, perde il negozio, perde tutto, poi si ritira a casa e non porta da mangiare alla famiglia con 4 bambini. Come si sente un uomo per la sua dignità? Questa è veramente una grande vergogna, soprattutto per voi politici, che di sprechi ne avete tanti, e qua ci sono cittadini che veramente si muoiono di fame. Questa è una grande vergogna, detta da Pino Grazioli soprattutto. Quindi noi invitiamo ancora le istituzioni, quelle la vere, di fare luce soprattutto su questi politici. Andiamo avanti con le nostre immagini, grazie. Grazie a tutti i telespettatori di TV Paradise. Mi sto facendo intervistare perché non devo capire che noi siamo stanchi, siamo stufi, ci prendono in giro tutta la sera in televisione, tutta la sera ci fanno dello spread, il deficit, non vogliamo i fatti, non le chiacchie, la gente disoccupata non ce la fa più, io sono un pensionato, ma c'è sta gente che non ti rimane a fine mese, ci sta gente, amici miei, che hanno avuto la lettera di licenziamento, sono qua presenti da un giorno all'altro. Questo dovete pubblicare, a questo siamo arrivati. Guardate, non sono un attore, sono un socio, sono un padre che ha avuto la vita vissuta, sacrificata, ma non credo più nello Stato, nelle istituzioni, non credo più a nessuno, credetemi. Speriamo
diciamo che questo non serve a fare molto audience a tutti i canali privati, alle RAI, sì, ai giornali. Non serve questo, vogliamo i fatti, vogliamo i fatti, non vogliamo questo. Aiuto un marito, non lo so, si c'è da apprezzare, invece si, per loro è un reato, non lo so. Stamattina è tutto chiuso in segno proprio di solidarietà, di rabbia contro tutto quello che sta accadendo. Allora, il sentimento prima di tutto è una questione di rispetto, ma al di là del rispetto è la rabbia che una persona per una cifra così esigua possa fare un gesto estremo. Non abbiamo proprio aperto per rispetto suo. Eppure per far capire allo Stato che, vedi, vogliamo perdere anche non una sola giornata di lavoro, anche un mese, anche un anno, però per far capire che non ce la facciamo più. Non è giusto che un povero cristiano è morto, si è tolto una vita, ma la soluzione, qua sa davvero la soluzione di quello che si... perché domani ci sarà un altro, ancora altri morti. Renzi, questo messaggio va a te. Il nostro panettiere non c'è più, ce l'avete ucciso voi. Pensa che aveva 43 anni come c'hai tu e aveva tre figli come li hai tu. Non ti chiudere nelle stanze e cerca di fare qualcosa. Renzi, tu messaggio a te, se hai coraggio, vieni qua a Casal Nuovo.